Per augurare buon Natale a tutti i lettori di Cubo, Circolo Università di Bologna, abbiamo deciso di intervistare Alessandra Spisni, la sfoglina più amata d'Italia, volto televisivo alla prova del cuoco, che avrà un compito difficilissimo: darci una top 5 dei piatti di Natale di Bologna. Sicuramente il primo piatto importante è il tortellino, non solo per gli ingredienti, non solo per il gusto, ma proprio anche perché è il convivio. Nel momento in cui prepari i tortellini, sei già in una tavolata, sei già in un'associazione, diciamo, perché non si fanno da soli. Poi direi che tanto perché ci rispecchia. Tanto perché si sa che è troppo bolognese per non farla, una tagliatella ci vuole, una bella tagliatella al ragù, e cosa si può avere di meglio? Perché anche sulla tagliatella, io sono sfoglina, noi siamo sfoglini e ci misuriamo, perché una tagliatella vuole sottile, si deve vedere San Luca, vuole fatta la sua asciugatura, altrimenti è una sfoglia fresca, vuole condita con un ragù fatto come Dio comanda, devi finire di mangiarla senza che si appallottoli, senza che si ammassi, quindi unta fino alla fine ma non lasciare un filo d'unto nel piatto. Io un po' di antipastino lo metto sempre a Natale, due crescentine fritte che sono il culto della nostra cucina, è una tradizione che non si può neanche rinnegare mai, è grassa perché vanno fritte nello strutto, ma tutto quello che è fritto è buono, se poi è fritto bene. Nello strutto è ancora più buono e abbiamo tutti i nostri salumi perché vogliamo parlare della mortadella? Non è un piatto che può entrare a tutto diritto nella top della cucina? Mortadella sicuramente, certo, non mangi mortadella con la mortadella, mangi la mortadella con le crescentine. Parliamo della cotoletta alla bolognese, io credo che sia conosciuta in tutto il mondo, fatta bene, carne di maiale, una panatura ricca perché ci va uovo, panna, parmigiano con la noce moscata, non solamente uovo, Quinto non possiamo fare a meno di mettere un dolce. Io lo so che il più famoso è la zuppa inglese, ma non la metterò, perché per me è molto meglio fare delle raviole con la mostarda, perché a Natale abbiamo la mostarda fresca, perché a novembre ci sono le melicotogne e si fa la mostarda e si fa come si deve fare a casa. E per la sfoglina più famosa, Natale è abbondanza, ma anche condivisione. Non ci separeremo mai noi sfoglini e le cucine popolari, perché come abbiamo detto prima, i piatti migliori, i piatti più belli sono quelli della condivisione, la condivisione nel prepararli, la condivisione nel consumarli e non puoi fare a meno, cioè che Natale può essere un Natale dove non pensi anche agli altri, come fai a essere ricco in una città di poveri? La cucina unisce, grande è stata l'amicizia sbocciata con Antonella Clerici alla prova del cuoco. Lei è una donna molto intelligente e molto aperta e ci siamo trovate bene, ci siamo trovate molto bene, ma proprio perché evidentemente caratterialmente ci siamo prese. Allora, io dico onestamente, non ci volevo neanche andare. È stata lei che ha insistito e mi ha messo in condizioni. Non mi ha mai detto vieni tutti i giorni, ma alla fine non venivo più a casa, cioè ero più là che a Bologna, va bene. Perché ho capito che tramite quella trasmissione, tramite quel lavoro che stavo facendo, che fu sempre un lavoro impegnativo e da fare seriamente, tramite quel lavoro potevo allargare, come posso dire, i miei orizzonti e anche gli orizzonti degli altri, perché potevo portare Bologna a tutti, perché la gente non lo sa com'è bello stare a Bologna, la gente non lo sa come si sta a Bologna, adesso lo sanno un po' di più, a dire la verità.